Buonasera a tutti ragazzi, siamo il team JD Farm e questa è la nostra prima puntata dove diciamo parliamo voi del pubblico di YouTube. Come avrete visto dai nostri precedenti video, siamo una squadra di giocatori appassionati di farming, sia diciamo virtualmente che nella realtà. E questa sera abbiamo l'occasione, visto che tutto un po' funziona, di presentarvi un po' la nostra azienda, cosa facciamo, come ci passiamo insomma le nostre serate fra amici. Laggando. Così via, laggando a volte. Io in questo momento. Io che parlo ad esempio non laggo mai, però ci sono altri giocatori che stasera non ci sono, che purtroppo però hanno difficoltà nella connessione. Allora, abbiamo un server nostro personale, si chiama JD Farm SMC e lo trovate sempre online, noleggiato in trado, però beh, è una cosa a parte, solo per dire un po' come giochiamo i nostri metodi. Allora, nostra azienda, come potrete vedere, cioè come potrete capire anche dal titolo, si basa su un parco macchine completamente della John Deere, che va dai trattori più piccoli, come questo che sto usando io adesso, fino alle trebbie. Allora, il nostro parco macchine comprende questo 1640. Vado nelle mod così vediamo un po' la situazione. Bene. Abbiamo quindi questo 1640, abbiamo anche la versione a gabbia, che è una mod privata, che però sta suscitando diciamo dei problemi, quindi non sapremo se continuare a usarlo oppure. Poi in ordine di potenza passiamo al 5100R, che è attualmente impegnato nella semina del grano con la Gaspardo Pinta di Tech 4 Modder, trovate diciamo anche il suo forum su internet, Farm Simulator 2013 Forum Italia. Poi trattore sempre in ordine di potenza, abbiamo il 6630 con la forca e il 6610, che sono più o meno 120 cavalli e sono macchine abbastanza versatili che utilizziamo un po' in vari lavori, che dopo vi spiegherò insomma. Aspetta, andiamo a vedere il tutto il suo tempo. Poi per il momento abbiamo acquistato anche il 6210R di BGR Modding e adesso non sappiamo in futuro se prenderà anche il 170, ma per il momento va bene il 6210. Adesso sta usando col caricasacconi per diciamo riempire la seminatrice. Poi dopo il 6210 abbiamo il 7215R di Ago, chiaramente diciamo che abbiamo il 7R di Ago e stiamo attendendo le nuove mod che sta diciamo sviluppando, che sono gli 8000 e nuova serie 7R 2014. Poi abbiamo anche il 7280R e abbiamo per il momento provvisoriamente l'8360R di TT Modding. Ora diciamo vi spiegherò un po' la nostra azienda, su cosa si basa, su cosa è incentrata, poi dopo faremo una parte anche diciamo non commentata dove vedrete un po' il lavoro che stiamo facendo questa sera, che vabbè, è la semina del grano. Allora, la nostra azienda rispecchia quella di un nostro amico e compagno di gioco, che è la produzione di foraggi, quindi di erba medica, e quindi siamo diciamo abbastanza attrezzati per quanto riguarda la diciamo appunto la produzione di baloni per poi poterli vendere. Diciamo una parte sono utilizzate nella nostra stalla, mentre diciamo la nostra fonte principale di guadagno, potremmo dire, all'interno del gioco è fatta dai baloni. Come macchine da fenagione utilizziamo il pacchetto di condizionatrice della Kvernerland abbinate al 7215 e al 7280. Poi abbiamo un radinatore di default del gioco, quello della Pottinger, a 4 rotori, e abbiamo anche quello monorotore che utilizziamo nei punti un po' più difficili dove diciamo cerchiamo di essere abbastanza precisi. Ultimo radinatore Classliner 4000, un'altra che sì, è una mod scaricabile dal sito originale.
come macchine, diciamo, per presciare abbiamo le presce della John Deere di BGR Modding, che diciamo veramente belle, anche se l'unica pecca che hanno è che diciamo il gioco non riconosce i baloni, riconosce i baloni solo come paglia, anche se in realtà sono stati imballati con il fieno. Adesso carichiamo i sacconi. Come vedete abbiamo il carrello di Ago Modding carico di cassoni, lavoro di altissima precisione che ho eseguito io, ho avuto un sacco di tempo. E quindi, come ho detto, abbiamo appunto, diciamo, la nostra azienda si basa soprattutto sulla produzione appunto di forraggi. E inoltre, vabbè, produciamo anche cereali, coltiviamo grano e mais, e poi in futuro vedremo se coltivare anche colza o diciamo le altre colture che sono diciamo di default adesso all'interno del gioco, anche se diciamo ci piacerebbe modificare la mappa a nostro piacimento applicando anche delle nuove culture che diciamo rispecchiano le coltivazioni nelle zone in cui abitiamo, quindi sorgo, soia, girasole, anche se diciamo più non contentiamo di quello che abbiamo. Poi vabbè, adesso volevo descrivere anche brevemente un po' il nostro parco attrezzi, quelli che utilizziamo diciamo nella nostra azienda. Vi ho già elencato le macchine da fienagione. Abbiamo inoltre per quanto riguarda le lavorazioni dei terreni un aratro pentavomere della Lemken, molto bello, che ho scaricato, abbiamo, diciamo, è stato trovato in un video di mi pare Killer Croc 88, che ringrazio perché era proprio la mod che cercavo In e questo momento diciamo però non c'è. Ecco, ha messo il link. Vabbè, adesso non c'è perché non è ancora stata adesso. caricata sul server, ma Ok. poi abbiamo un erpice rotante della Wernerland da 6 metri, cioè ne abbiamo due comprati che sì, utilizzati dopo la rattura per pareggiare il terreno. Eventualmente abbiamo se no l'estirpatore della Meyer per diciamo un lavoro diretto, quindi senza dover fare due lavorazioni. Per la semina abbiamo, come state vedendo, la Sola Eurosim abbinata alla 1640 e la Gaspardo Pinta da 3,5 metri di Tech 4. Per la semina del mais invece abbiamo un 8 file, mi pare, della Amazon con spandiconcime, diciamo, integrato. Poi abbiamo una mod, diciamo, che è privata, che è stata una modifica fatta da me, di una barra da diserbo, un'irroratrice tipica delle nostre zone e rinomata abbastanza, che è la Toselli. Non le trovavo in giro, quindi ho semplicemente texturizzato una bozza trovata a caso e diciamo la utilizziamo. Poi se le connessioni ce le permettono abbiamo anche altri diciamo secondari che sono sarchiatore della adesso attualmente mi sfugge il nome, però lo trovate comunque sul forum Italian Farmers, quindi se siete interessati o volete vedere com'è lo potete trovare sul forum. Sono anche abbastanza, c'è delle belle cose, quindi ve lo consiglio, andatelo a vedere. Poi direi che abbiamo, chiaramente abbiamo un camion della Mercedes, della Iveco, con carrellone per il trasporto delle balle, tiene più di 20 balle mi pare. E poi abbiamo la trebbia di Big Boss, giusto? La S650, che è uscita, veramente era quella che ci mancava diciamo per completare la nostra azienda. Anche se vabbè manca la barra da mais, ma ne aggiungeremo una di quelle che troveremo in giro perché vabbè.
ci può poi pretendere tutto. Altre cose, cavabietole della Europa con relativo mangiamucchi, quindi abbiamo la Europa Eurotiger e la Europa Euromouse, che cioè, vabbè, utilizziamo per cavare e trasportare le bietole, diciamo, dal campo al punto di vista. Niente, per il momento ragazzi ci fermiamo qui, vi ho descritto un po' ciò che facciamo, come diciamo lavoriamo noi, fateci sapere cosa ne pensate anche con un commento, e per adesso è tutto, e vi lasciamo continuando il video con un po' di musica gentilmente offerta dalla ditta JD Pharma. Ciao a tutti, buona serata.